Benvenuti in questo video. Vediamo il narcisista tratta la nuova relazione meglio di te. Ingiustizia! Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Allora, come sappiamo, il narcisista fa quello che viene chiamato lo scarto, cioè ti toglie dai coglioni fondamentalmente. Poi tornerà ovviamente e quando parlo di narcisisti parlo poi di persone che mettono in atto questo tipo di comportamenti, che siano narcisisti conclamati, che non lo siano, poco veramente importa, perché tanto nessuno andrà a fargli una diagnosi, loro non andranno mai difficilmente da uno psichiatra a farsi fare una diagnosi e se ci andranno non ti diranno niente, quindi alla fine tu devi valutare i comportamenti. Se uno si comporta con te diciamo in questa maniera, quindi mettere in atto tutti questi comportamenti, tu devi levartelo dai coglioni fondamentalmente. Allora, il narcisista ovviamente dopo averti fatto il love bombing, dopo averti denigrato, squalificato, isolato, eccetera, eccetera, ti scarta, facendoti vivere però il senso di colpa. Questa è la cosa subdola del narcisista. E ovviamente lui lo fa perché ha già per le mani una nuova relazione. In realtà non è che ha già per le mani, cioè ha sempre avuto delle storie, ma una nuova relazione principale, chiamiamola così, che tra l'altro utilizzerà anche poi tu, sarai, come dire, un antagonista di questa nuova situazione. E ovviamente inizialmente tratterà bene questa persona, cioè cercherà magari di postare nei social o di farti pervenire la notizia che si trova bene con questa persona, la tratta bene, in modo tale da farti sentire ancora, di farti vivere ancora più forte il senso di colpa, no? Perché tu dici, ma allora magari non è che tratta male tutti, trattava male me perché magari io mi sarò comportata male, ho comportato, io parlo adesso al femminile come se il narcisista fosse il maschio e la vittima la femmina, però diciamo le cose mutatis mutandis possono anche cambiare, non c'entra assolutamente nulla questo discorso, non c'entra veramente assolutamente nulla, è semplicemente una modalità comunicativa che sto utilizzando soltanto per così dire, diciamo, dare un'idea, ma mutatis mutandis vale nell'altro modo. Allora, quindi il narcisista lo fa semplicemente per farti vivere il senso di colpa e il problema è che tu ci soffri, ti deprimi per questo, ci soffri perché pensi di essere ancora di più sbagliata, no? D'altra parte i narcisisti hanno degli schemi ripetitivi, selezionano il miglior candidato, diciamo, per diventare la loro vittima e fanno all'inizio il bombardamento d'amore, il love bombing, no? In modo tale che poi anche questa nuova persona sarà una nuova vittima. Il narcisista ha tante relazioni, magari ha 5 relazioni che porta avanti, no? Magari tu ne sai una, tu sei sempre la punta dell'iceberg. Lui normalmente ti mette in competizione con una, no? Perché, come dire, non vuol far vedere che c'ha tutte queste storie, tutte queste cose, ma in realtà ne ha. E poi, ovviamente, incontra tante persone, tra le persone che incontra, ha delle capacità seduttive. Diciamo che non è, sicuramente, i narcisisti o le narcisiste sono seduttori o seduttrici, proprio perché hanno quest'arte del distacco dal risultato, perché non vivendo emozioni, non essendo agganciate al risultato, hanno questa caratteristica e se ne fottono, insomma. Questo è un punto fondamentale. E il narcisista tende, diciamo, poi tenderà a squalificare anche questa nuova situazione e metterla in competizione con te, allora ritornerà con te amplificandoti i sensi di colpa, ti dirà ti ricordi cosa mi hai fatto 6 mesi fa, perché magari passano 6 mesi da quando torna e tu non fai niente per te e tua madre quella stronza che mi parla male di me, per fare un esempio, adesso sto buttando delle cose a caso, no? Ecco quindi che
tornerai in qualche modo acquisendo ancora più potenziale. Tu sarai contenta del fatto che il narcisista è tornato, sarai contenta del fatto che il narcisista ti sta dando qualcosa. Ecco, tutto questo, diciamo, fa sì che tu sarai sempre di più bistrattata. Tutto questo fa sì che tu sarai sempre di più messa, diciamo, come dire, sarai sempre più dipendente fondamentalmente, se tu ti lasci coinvolgere da questo. Perché tieni presente che il narcisista non è che sparisce per sempre, anche perché se uno non avesse intenzione di, diciamo, di tornare in qualche modo o di ferirti in qualche modo, non è che ti fa pervenire, manterrebbe tutto segreto. Invece il narcisista ci tiene, e tu te ne renderai conto a farti sapere che tratta, tra virgolette, l'altra, la nuova, la new entry, meglio di te. Ma anche lei, o lui, insomma, appunto, ripeto, qui i sessi è semplicemente una vittima, presto, diciamo, tu gli servirai e diventerai una scimmia volante, probabilmente diventerai una scimmia volante, cioè ti sfrutterai in qualche modo, ma poi ci saranno anche altre persone, perché lo schema si ripeterà e andrà avanti all'infinito, e il narcisista si tiene agganciate, tra virgolette, le vittime anche nel tempo, non se le toglie mai, anche se, perché una persona dal suo punto di vista può sempre tornare utile, magari possono passare 6 mesi, può passare un anno, può passare tutto il tempo necessario, ma il narcisista si tiene sempre aperte tutte le possibilità. Ecco quindi che te ne devi sbattere la minchia, devi finalmente, quando capisci che il meccanismo è questo, l'unico modo per farlo soffrire è togliertelo dai coglioni. E dargli indifferenza, è fottertene, neanche guardare le sue storie, perché poi ci sono quelle, perché poi il narcisista come fa a farti sapere che è felice, che tratta bene l'altra? Beh, ad esempio fa storie su Instagram, posta, non so, a seconda dei social, o su storie su Facebook, o post su Facebook, insomma, si comporta in modo tale da postare delle cose in modo tale che tu possa essere, diciamo, sempre più coinvolta da questo punto di vista. Ecco che quindi il narcisista in questo modo ti rende, tra virgolette, dipendente. Quindi tu devi iniziare a smettere di guardare qualunque cosa, fare, diciamo, un no contact sine die e iniziare tu a essere felice, perché la vera sofferenza che infligge al narcisista è quando tu sei felice, quando tu sei veramente felice e quando te ne fotti di lui. Ecco, questo è proprio un pugno nello stomaco che gli dai. Quindi quella è l'unica soluzione. Non ce ne sono altre. La speranza di riconquistarlo è una speranza vana, perché saresti semplicemente una pedina, una scimmia volante che lui utilizzerà per altre situazioni. Quindi scordati questa cosa e anzi segui i miei consigli e levatelo dai coglioni una volta per tutte. Bene, nel frattempo seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i canali YouTube e abbonati al canale o fai donazioni, insomma, che sono sempre ben accette. Per questo video è tutto, ti do appuntamento.